22:54 di nuovo in diretta con Focus. Dopo il voto, il governo delle larghe pretese, abbiamo titolato, perché chissà mai che non decidano una volta in piedi l'esecutivo di poi di prendere dei provvedimenti lacrime e sangue, ma insomma se ne parla sempre e più delle volte succede. Faremo, daremo, metteremo 25 anni con questa minestra ormai putrida e ancora insistono, maledetta ipocrisia. Roberto da Milano, disoccupato dal 31/10/2008, bravi, passate, grazie. Allora, facciamo vedere la prima pagina del Gazzettino, il Gazzettino online, purtroppo questo massacro di due anziani che sono stati uccisi, li ha trovati la figlia, caccia agli assassini e con la memoria si è andati a Gorgo al Monticano, dove una strage simile avvenne nel 2007, i coniugi Pellicciardi. Qui siamo a Cison di Valmarino, questa è la casa in cui è avvenuto il duplice omicidio. È certo che si tratti di un duplice omicidio, data l'efferatezza di questo crimine. L'uomo è stato colpito, pare, con un corpo contundente, aveva parecchie lesioni anche al capo, e la donna è stata assassinata con un'arma da taglio. Si pensa che possa essere la ricorrente dinamica delle rapine finite tragicamente, ma potrebbe anche essere altro, perché noi siamo ormai abituati anche a delitti all'interno delle famiglie, a vendette di vicini di casa, insomma, per cui per ora si sta indagando in varie direzioni. Allora, prima di andare di tornare all'onorevole De Poli, vediamo un servizio che riguarda i migranti visti da Benetton. Vediamo di cosa si tratta. Per tutto il mondo vedere come è dolore per vedere qualcuno, altre persone muore. Ilian, 31 anni, richiedente asilo a Treviso da qualche mese, racconta così l'immagine che ha voluto fissare sulla tela: tante teste di uomini tra le onde del mare, quella scena ghiacciante che ha visto prima di arrivare in Italia e non riesce a togliersi dalla mente. Il suo è uno dei dipinti esposti alla Fondazione Benetton di Treviso, che ha voluto raccogliere in una mostra i quadri dei migranti. Alla presentazione anche tanti studenti degli istituti superiori della città, chiamati per un confronto sul tema dell'immigrazione davanti ai ragazzi poco più grandi di loro che hanno lasciato il proprio paese in cerca di una vita migliore. E proprio a questi giovani stranieri si rivolge Luciano Benetton, l'imprenditore che da nulla ha fondato un impero e che ancora oggi, ad 82 anni, ha ripreso le redini dell'azienda di famiglia, annunciando: staneremo le intelligenze dovunque si trovino, a cominciare dagli immigrati, che sono una ricchezza d'energia. Invita questi ragazzi a mettersi in gioco per vedere se da una passione per la pittura possa nascere qualcosa di più, una professione. Loro hanno una mostra, dovrebbero decidere se vogliono che questa mostra abbia un movimento economico. Siccome sono alle prime armi, potrebbero essere far simpatia anche umana, e per cui potrebbero avere delle offerte per gente sensibile. Servizio di Marta Marangoni. Senta, De Poli, torniamo sui migranti, perché è un argomento che tiene banco sempre, non solo nei talk. Salvini propone proprio, ha parlato anche recentemente di blocco navale, quindi insomma non solo il controllo dei flussi, ma proprio una limitazione completa dei flussi. Voi mi pare siate però su posizioni più morbide, o sbaglio, come centro? Insomma. No, noi siamo su posizioni in cui intanto partiamo che la salvaguardia della vita umana è un valore
enorme, quindi partiamo da questo presupposto. Seconda cosa, non è permesso che qui in Italia ci siano dei centri dove la vita umana non ha dignità e dove non va salvaguardata. Quindi ad esempio l'Hub di Kona ha talmente degli aspetti negativi rispetto ai percorsi di vita che va chiuso. Non si può tenere le persone in questo stato. Questo è il secondo aspetto. Terzo aspetto, io credo che in Italia ci voglia, non solo per l'immigrazione clandestina, però per tutta la criminalità e la microcriminalità, purtroppo anche i fatti che abbiamo appena visto, ci vogliono la certezza della pena. E questo è un aspetto importante per qualsiasi tipo di reato che noi abbiamo. Quarta cosa, io credo che vada cambiato il Trattato di Dublino, che già il Parlamento europeo l'ha cambiato col voto favorevole sia del Partito Popolare che del PSE, col voto contrario dei 5 Stelle. Su questo il Trattato di Dublino parla che chi arriva nelle coste italiane poi deve rimanere qui. Difatti meno di un decimo delle persone che sono qui sono state inviate in altri paesi europei. Quindi questo è un aspetto altrettanto fondamentale. Quinto, ma non per ultimo, che credo che bisogna intervenire in maniera strategica, importante e con la salvaguardia della vita nei paesi di origine. Aggiungo la salvaguardia della vita per le persone nei paesi di origine. Un piano Marshall proprio di intervento strategico importante, perché è chiaro che il quadro che abbiamo visto prima dei migranti in mezzo all'acqua con le teste fuori non può esserci. Allora, per evitare questo, il metodo migliore perché noi salviamo le vite umane è quello di intervenire strategicamente all'interno dei paesi di origine. E credo che questi siano gli aspetti importanti che credo possono essere condivisi anche dagli amici della Lega. Allora, introdurre una legge anche per l'apologia del comunismo, visto le atrocità commesse dai sinistri nei confronti dei 94.350.000 persone assassinate, come da condanna del Consiglio d'Europa in data 25/1/2006. E adesso è tornato, adesso con gli scontri che ci sono stati tra manifestanti, polizia, i fatti di Macerata, insomma tanti episodi di cronaca che hanno rialzato la tensione, no Scarabelli? È stata anche una campagna elettorale piuttosto dura, ma lei vede i rischi di un'involuzione, cioè di un ritorno alla violenza politica o no? No, credo che il rischio vero è che si aumenti ancora di più la disparità sociale e poi questo può essere innescare situazioni violente. Quindi la politica dovrebbe preoccuparsi più sulle conseguenze di questa disparità sociale più che continuare a parlare di pericolo, di derive fasciste, antifasciste e quant'altro. Andiamo a preoccuparci perché le persone stanno così male che poi possono addirittura arrivare alla violenza. Sul discorso che si faceva prima invece sull'immigrazione bisogna anche là andare ad agire sulle cause, smetterla per esempio come Stato di permettere che certe aziende facciano affari con la vendita delle armi che poi scatenano guerre e conflitti nei paesi africani e quindi poi spingano la gente ad abbandonare quelle realtà per arrivare da noi. Bisognerebbe impedire a sempre aziende che hanno a che fare, almeno partecipate o controllate dal nostro Stato e quindi dal governo, impedire che in quei paesi possano provocare dei disastri ambientali o creare delle situazioni per cui creare anche dei migranti appunto sociali o economici. E poi quello che si sta spendendo oggi qua per mettere in delle strutture fatiscenti e ammassare come dei polli degli esseri umani e far fare a poche persone questo business sui richiedenti asilo, bisognerebbe spenderli nei paesi di origine, far lavorare magari aziende italiane sane, far lavorare persone del luogo e creare quelle strutture, quelle infrastrutture, una realtà che permetta a quelle persone di vivere nei loro paesi di origine. Nel frattempo bisogna avere più peso a livello europeo perché non è possibile che questi paesi restino, che questi richiedenti asilo, che sono degli esseri comunque umani, restino bloccati
nel nostro paese, quando ci dovrebbe essere come minimo una redistribuzione a livello europeo. Perché possono fare questo? Perché, come hanno fatto la mossa sull'EMA, l'Italia non ha una dignità a livello europeo, non riesce a farsi ascoltare in Europa, e questo lo può fare solo un governo più forte, che arrivi addirittura a dire: bene, siccome l'Italia dà più soldi all'Europa di quelli che ricevi, se non si creano certe politiche, allora smettiamo di dare determinati soldi e ci arrangiamo con quella differenza ad attuare politiche diverse nel nostro paese. Senta, dal quel Grillo Chi di Napolitano ai suoi tempi in poi è stato tutto una delegittimazione, attacchi trasversali, giornaloni contro, adesso la questione dei rimborsi, che più ne ha più ne metta. Ma veramente fate così paura, siete così cattive, che Berlusconi dice sembra... che è una setta, Padoan dice che la stabilità dell'economia è a rischio, insomma, cosa combinerete? La paura la facciamo, l'ultimo episodio che lo fa capire non è tanto quello dei giornaloni, ma se le persone a casa hanno visto la quarta puntata di questa inchiesta di Fanpage, questa fantomatica facilitatrice per quanto riguarda il riciclaggio dei soldi della mala della Camorra qua in Veneto per smistare dei rifiuti, eccetera, ha detto: mi raccomando, abbiamo poco tempo, perché se qua arriva un Cacciari, e qua tutti i giornali hanno riportato Cacciari, o un sindaco 5 Stelle, qua nessun giornale ha riportato questa seconda frase, questa cosa qua non si può più fare, quindi bisogna sbrigarci. Ecco, questo a me fa più pensare e fa veramente capire che, appunto, la criminalità organizzata in primis ha paura dei 5 Stelle. Ecco, noi abbiamo un servizio oggi su questa inchiesta di Fanpage, perché adesso salta fuori che questa presunta mediatrice sarebbe stata al gioco consapevolmente per incastrare questo finto camorrista. Per cui sono delle anomalie anche mediatiche, non ci sono solo le fake news, ma anche a volte delle, ammesso che questa cosa non sia vera, anche delle messe in scena. Questa è un'ipotesi, vediamo questo servizio che spiega un po' quella che potrebbe essere la situazione. Si è dipinto un mostro, si è dipinto un criminale, si è dipinto si è detto di tutto. Una persona che è di questa terra, nata qui, è sempre stata qui, ha cercato sempre di lavorare dando un proprio contributo. È disumano, non si può, è una cosa troppo grave, troppo brutta. La voce rotta dal pianto e dalla rabbia. Maria Grazia Canuto è ancora provata, ma accetta di parlare al telefono. Da giorni nell'occhio del ciclone per l'inchiesta di Fanpage su rifiuti e Camorra, la bioarchitetta trevigiana definita nel servizio la dama di mezzo, intermediaria che colloquia tranquillamente di soldi da riciclare con Nunzio Perella, ex camorrista infiltrato dal giornale per un finto affare su Marghera. Ma lei, a distanza di 2 giorni, attacca. Sono servita, avete avuto sotto le elezioni un boccone d'oro da potervelo girare, giocare. Questa è la politica ha voluto prendere una persona, io non sono niente, io sono un granello di sabbia che nella sua vita non ha fatto altro che lavorare per l'ambiente. E ribadisce. Ho voluto capire, proprio per andare dalle forze dell'ordine e dire: signori, ho giocato il suo gioco, ma per venirvi a raccontare che tra di noi, tra la gente per bene, ci sono dei criminali. La differenza era che io stavo lavorando per il bene del mio territorio, per capire, e quindi sono stata, diciamo, al suo gioco. Lui invece era lì che registrava e ha fatto diventare le mie parole il suo strumento. La domanda da giorni è una sola: perché non contattare subito le forze dell'ordine? Informa le forze dell'ordine e digli di sedersi in un tavolo accanto, ma questa è la nostra normativa, è complessa, è articolata, la forza dell'ordine non ti può venire a sedersi su un tavolo, devi fare tutto un iter burocratico. Allora, cosa fai? Cerchi di arrivare fino in fondo. E racconta che a insegnarle che così si affrontano i camorristi, stando al loro gioco fino a smascherarli, era stato Carlo Piscitelli, il sindaco di Cervino nel Casertano, che la chiamò nella terra dei fuochi per gestire il grave problema di quelle zone. Abbiamo lavorato contro la criminalità, contro le organizzazioni. E ora, mentre i suoi legali sono pronti a dare battaglia contro Fanpage, resta lo sconforto di sentirsi abbandonata anche da chi conosceva bene. Gente che fino a ieri hai lavorato insieme, hai mangiato insieme, ma lei cosa vuole? Ah, ma io non la conosco.
Servizio Nicola Zanetti, è paradossale, in sostanza una pseudo-iena si è presentata da questa signora spacciandosi per un camorrista e lei sarebbe stata al gioco imbeccandole dicendo sì sì, li laviamo, non c'è problema, vabbè, sono cose... Ma gli ha presentato il ministro, cioè se tu hai un camorrista davanti che vuole fare affari, ma gli vai a far stringere la mano al ministro, cioè... I suoi avvocati dovranno essere molto bravi. Allora, Lorenzo Monaco, Forza Nuova, l'Italia degli Italiani, Fiamma Tricolore, sulla, diciamo, sulla legalità, la corruzione, l'etica della politica. Voi cosa? Vorremmo che si desse un senso vero alla parola etica della politica e magari anche a un'altra parola che si è dimenticata da tanti anni, la responsabilità. La responsabilità di chi ha fatto certe scelte, responsabilità di, come in questo caso, di chi non fa una denuncia per problemi di burocrazia, mi pare di aver capito, di cose del genere. Cioè, ci troviamo di fronte a cose che se non fossero tragiche sarebbe da commedia, da film di Alberto Sordi. Bisogna ridare veramente un'etica e una moralità alla politica, perché la politica è la base di tutto. Tutti noi ci dobbiamo rapportare e approfitto anche dell'occasione per unirmi un po' al coro e di invitare tutti gli italiani ad andare a votare, perché non abbiamo più la possibilità, non ci possiamo più permettere di lasciar decidere agli altri, perché chi non va a votare non ha poi diritto di lamentarsi. Chi nasconde la testa sotto la sabbia diventa complice del sistema che ci ha distrutto. E vorrei ricordare anche, se vogliamo con una battuta, che chi mette la testa sotto la sabbia lascia fuori una parte che lo mette molto a rischio e ultimamente mi pare che più di qualcuno se ne è approfittato. Ecco, mi scuso per questa metafora. Efficace. Senta, però concediamo qualche attenuante a chi è disgustato da sta legge elettorale, dei nominati, della totale diciamo mancanza di rispetto per gli elettori, dice ma io stavolta sto giro non mi faccio vedere, oppure è comunque criticabile? No, per carità, dopo ognuno, adesso non so, si sta riferendo a qualcuno di specifico, forse mi è venuto in mente De Battista adesso, per uno che ha saltato il giro. No, il cittadino diciamo che è esasperato. No, ma Di Battista va a votare. Intendeva votare, no? Sì, pensavo dei candidati. No, votare. No, ma guardi, ormai la disillusione, la disaffezione, l'apatia in cui ci hanno portato a vivere non è di queste ultime elezioni. Tra l'altro, ultime elezioni che anche qua ci sarebbe da dire qualcosa, se me lo consente, perché è stata fatta una legge elettorale che ha trovato d'accordo le forze del centro-sinistra e le forze del centro-destra, bisogna essere obiettivi, che è stata fatta con l'unico scopo evidente di danneggiare chi non andava in coalizione. Noi non andiamo in coalizione, ma non penso ce l'avessero con noi, è molto più probabile che mirassero a danneggiare i 5 Stelle. Dopodiché il centro-sinistra si è praticamente disgregato perché non esiste più una coalizione di centro-sinistra. Centro-destra c'è ancora la coalizione, però anche là se litigano uno con l'altro non si sa chi sarà il premier, loro hanno presentato i candidati addirittura a fare i ministri, centro-destra non si sa ancora di preciso chi sarà il premier, per cui la situazione è brutta, ma la situazione della nazione è pessima, è peggio, per quello vi invito ad andare a votare. Non si può più far finta di niente, potrebbe essere, io non voglio essere drammatico adesso, ma io direi che potrebbe quasi essere l'ultima occasione che abbiamo, perché è da più di 5 anni, tra l'altro, che cambiano governi senza mai chiedere il parere agli elettori, che gli elettori non eleggono il governo, tanto per essere chiari, però dei parlamentari eletti con una legge costituzionale non sarebbe male cominciare ad averli. Allora, il Movimento 5 Stelle non si schiera mai con nessuno, da che parte state, sinistra o destra, non vogliamo più sorprese post elezione, poi sentiremo anche su questo la Scarabella. Adesso vi facciamo vedere, come promesso ed ogni promessa è debito, l'elenco dei candidati che finora hanno votato. Hanno firmato per impegnarsi a favore dell'autonomia del Veneto una volta eletti parlamentari.
Ci sono ancora 2 giorni per aderire, quindi vedrete alla fine la nostra mail. Quando volete o chiamandoci al telefono nelle nostre redazioni su internet, trovate Rete Veneto, Antena 3, Telenordest, Tele 4, insomma, se volete chiamarci e dirci aderire a questa iniziativa, lo potete fare, ci sono ancora 2 giorni, quindi tutto il tempo per i candidati che non avessimo ancora incontrato, che non siano già stati qui nei nostri studi. Vediamo questo elenco. Bassano @reteveneta.it oppure Vicenza @reteveneta.it oppure Venezia @reteveneta.it, Treviso @reteveneta.it, tutti i candidati possono aderire. Domani continueremo a dare questo elenco anche nel crawl, magari domani sera, così li vedete anche meglio, ed è un'iniziativa che abbiamo pensato fosse giusto lanciare, perché gli elettori, almeno che hanno firmato per il referendum, hanno votato sia il referendum del 22 ottobre, 2.400.000 elettori, sappiano chi saranno i parlamentari che si impegneranno per portare avanti questa riforma. Allora, quanto manca? Sono le 23.16, abbiamo ancora qualche minuto. Scarabella, ha visto l'SBS e voleva magari rispondere. Noi non facciamo assolutamente inciuci, non a caso Di Maio oggi ha presentato la lista dei possibili ministri. L'inciuccio è quando tu sei disposto a barattare delle figurine per consentirti di governare. Noi questi patti non li facciamo, noi siamo assolutamente convinti di avere la maggioranza in Parlamento e avere appunto la forza per governare da soli. Qualora non ci sia, noi siamo disposti a fare un accordo sul programma. Il programma è questo, non ci sono figurine da scambiare, diteci perché non volete attuare questo programma. Gli altri siamo sicuri non avranno i numeri per fare invece questo scambio di figurine e quindi portare avanti l'ennesimo inciuccio che abbiamo visto come va a finire. Un'immigrazione invasione, nessuno gli ha chiesto di venire qui, migliaia, centinaia di sms, siamo oltre i 1.000. Onorevole De Poli, Renzi dice non ci saranno inciucci e Berlusconi dice altrettanto. Sicuramente no inciucci, anche perché il centrodestra oggi avrà una maggioranza di governo, quindi la maggioranza dei parlamentari potrà governare dando quelle risposte oggi essenziali ai nostri cittadini, quindi su questo aspetto nessun inciuccio. Candura, le amministrative a Treviso come le amministrative a Treviso prosegue la campagna elettorale del nostro sindaco candidato Mario Conte. L'alleanza è formata, ancora ci sono delle particolari da ridefinire, ricalca quasi completamente l'alleanza del centrodestra, noi con l'Italia, Forza Italia, più diverse persone del mondo della società civile sono con noi, in attesa di una risposta da parte di Fratelli d'Italia. Andiamo avanti con l'apertura massima a chi vuole condividere chiaramente i valori e il programma che stiamo creando. Noi siamo tranquillissimi, procediamo verso Treviso 2018. Per noi il candidato è Mario Conte e la vittoria è lì, andremo a coglierla se i trevigiani lo vorranno. Tinosante, la classe operaia va in paradiso, è sempre valido questo? Certo che se uno è collegato ai tempi moderni, come direbbe Chaplin, sa bene che è nel momento massimo di arretramento, di consapevolezza della classe operaia. Quindi sappiamo che non saranno le elezioni a determinare il miglioramento della classe operaia, ma non è il miglioramento della classe operaia, guardi che è solo se un governo vede al potere i lavoratori che anche le masse popolari possono, cioè è solo se gli sfruttati prendono consapevolezza del proprio ruolo e del fatto di poter invertire questa rotta, potrà avvenire davvero un cambiamento. Quindi noi chiediamo un voto a sinistra rivoluzionaria
per non omologarsi al gioco delle tre destre. C'è questa possibilità, sappiamo che non è il voto, sono, è una questione di forze in campo, le forze si misurano poi nelle fabbriche, nelle piazze, nei luoghi di socialità, quella è davvero una prova di forza e le elezioni possono servire a questo, a dare un segnale che non ci omologhiamo a nessuna delle tre destre, scegliamo sinistra rivoluzionaria perché la sinistra o è rivoluzionaria o non è sinistra. Lorenzo Monaco, vale un po' per voi a destra questo discorso, non ci omologhiamo? Noi assolutamente no, non ci omologhiamo. Noi contiamo di superare lo sbarramento per portare un po' di militanti al Parlamento e al Senato per difendere quelli che sono i nostri valori non negoziabili, per puntare i piedi, per insistere su sovranità, sovranità monetaria, uscita dalla UE, così com'è, uscita dall'euro e dare nuova vita all'Italia, che noi la vogliamo ancora una potenza mondiale come ha la capacità e la potenzialità di essere e non più relegata perché governata da delle persone che non uso aggettivi per definirle, per non incorrere, preferisco fermarmi qua. Maria Morgan, le donne nel centro-sinistra avranno un peso, c'è anche la Bonino ovviamente che le rappresenta. No? Voglio sperarlo, perché temo che molti altri partiti abbiano scelto invece di mettere dei nomi di donne in quanto per legge lo devono fare. No? Vedo che c'è poca credibilità nel settore femminile, invece penso che mentre ci sono molti valori di natura maschile ci sia anche tanta sensibilità femminile che va messa dentro. Io credo che il buon senso sia la regola e credo che vada dato assolutamente più spazio alle donne che vogliono mettersi con il loro modo di fare, anche con una maniera un po' più cortese delle volte di fare, con tante idee, ma soprattutto con il polso su tante situazioni di chi magari manda avanti una famiglia e di chi vive il ruolo di donna in una società come questa, che attualmente non vede assolutamente, anche dal punto di vista del salario, alla pari la donna con l'uomo. È vero. Allora, grazie al regista Fabrizio Bazzoni, oggi con Alberto Piovesan, Nicoletta Rizzetto, ai nostri giornalisti, andiamo avanti ovviamente fino a venerdì, poi sabato c'è la giornata del silenzio elettorale e domenica si vota e, come vi dicevo all'inizio di questo programma, noi saremo mobilitati sia domenica sera dalle 21 in poi, dalle 21 alle 23 non potremo parlare di diciamo dati e prospettive perché ancora sono ancora in corso le votazioni, dopo le 23 exit poll, proiezioni, insomma cominceremo ad avere con ospiti e collegamenti in diretta le prime reazioni, poi la domenica lunga maratona su tutte le nostre reti. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani sera. Arrivederci. Arrivederci, buonanotte. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.